Dunque, il mio ruolo all'interno del festival è quello di curatore della sezione di animazione, che è una sezione che abbiamo lanciato già 2 anni fa, questa è la terza edizione, ed è stata la mia proposta in seguito a una, diciamo, una collaborazione, una relazione che io ho instaurato con il festival già 5 anni fa. Nel 2010, infatti, mi avevano chiamato a fare parte della giuria dei cortometraggi. Ho portato qua i miei pinguini Gus e Waldo, che sono una coppia di pinguini gay con cui faccio fumetti e animazioni, che hanno avuto un buon riscontro con il pubblico. Quindi da lì è nata un po' una collaborazione con il festival. L'anno successivo, nel 2011, ho curato l'immagine, il poster e il trailer per il festival. E poi ho provato a proporre l'idea di una sezione di animazione che tutto sommato mancava, e che sta prendendo piede molto bene col pubblico, una buona rispondenza, stiamo trovando dei lavori molto interessanti da tutto il mondo, per cui è una sezione che sta effettivamente andando molto bene. Beh, secondo me è un festival molto importante che penso sia davvero fondamentale avere e che ha portato avanti, secondo me, il discorso della accettazione e della così dei diritti di sull'uguaglianza in campo omosessuale negli ultimi 30 anni in maniera molto molto importante. Per cui secondo me è fondamentale che ci sia, trovo che sia, anzi, per me è un onore farne parte e è qualcosa che secondo me deve continuare, insomma, a esserci e deve continuare a parlare di queste cose.